Ok, facciamo una prova. Ciao a tutti, sono Mattia. Speriamo non si senta niente in sottofondo. E nel caso cancelliamo. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mattia, un artista italiano. E oggi volevo parlarvi dei materiali che utilizzo per realizzare i miei disegni. Inizieremo a parlare delle matite. Ovviamente io non sono un esperto, vi posso portare quella che è la mia esperienza. Se avete per caso qualche consiglio, qualche suggerimento, vi invito a lasciare un commento qua sotto. Allora, io utilizzo una gamma di matite che va dall'HB, per la bozza iniziale, alla 9B, per le ombre più scure. Scelgo le matite in base alla mia reference. Conoscendo le varie intensità di scuro, ovviamente posso selezionare le matite che possono essermi più utili. Generalmente non evito di utilizzare delle matite con gradazioni troppo vicine. Per esempio, se sto utilizzando la 4B, non andrò a selezionare la 3B e la 5B, andrò piuttosto a utilizzare la 3B, la 6B, 7, 8, 9B. Questo perché l'intensità di una 4B, se si sta utilizzando la 3B, può essere pareggiata calcando di più con la matita. Per il tipo di disegno che faccio io, quindi per realismo, ci sono molti contrasti che servono a rendere la figura appunto tridimensionale, vera. Personalmente utilizzo 7, 8 e 9B quasi sempre nei miei disegni. Rispetto a quello che vi ho detto prima, questa è una scelta personale, nel senso non utilizzo relazioni basse, troppo vicine, però utilizzo sempre la 7, 8, 9B, questo per comodità mia. So che sembro ripetitivo, però ci tengo a sottolinearlo, questo è il metodo che utilizzo io, quindi non è il metodo giusto, il metodo corretto, il metodo è il mio metodo. Molte persone mi hanno detto: "Ah, te sei pazzo a utilizzare più della 5B". Io utilizzo la 9B, quindi è il mio metodo per lavorare, personalissimo. Passando invece al discorso gomme, io utilizzo la gomma pane molto nei miei disegni perché uno strumento molto affidabile, molto comodo, ci può dare la forma che vuoi e la utilizzo molto per i dettagli, quindi facendo una punta alla gomma riesco a fare i dettagli, rendendola piatta riesco a farci delle linee per dei punti di luce. Poi utilizzo una gomma stick, non so se sia il suo nome originale, una gomma matita, chiamatela un po' come volete. E questa gomma è comoda per fare i dettagli e tirare fuori dei punti di luce molto forti se ci si fa una punta col coltellino. Questo perché la gomma pane è un pochettino più morbida, mentre la gomma stick è più dura e quindi riesce a togliere più grafite. Se questo non basta e mi serve un punto di luce ancora più forte, utilizzo una gomma elettrica e questo strumento mi ha aiutato molto a tirare fuori punti di luce che se no non sarei riuscito a fare. Altro strumento, gli sfumini. Sembrano una cosa banale, anche stupida da usare, però mi ha salvato molte volte. L'unica pecca che mi sono accorto negli anni è che gli sfumini, beh, innanzitutto se non sapete cosa servono, servono per distribuire il tratto della matita, quindi rendere più omogenea, diciamo, una zona d'ombra. E come dicevo, l'unica pecca che ho visto, sempre disegnando e disegnando, è che lascia una texture. Rimangono un po' di chiazze qua e là che personalmente non volevo, volevo uno strumento che mi permettesse di
avere delle zone più omogenee possibili e spulciando un po' su internet. Spulciando un po' su internet ho visto che le soluzioni erano o il cotone, che però lascia dei perucchi, delle cose sul disegno e non mi faceva impazzire, altrimenti delle spugnette da make-up. Semplicemente. Anche queste però non sono validissime, nel senso sono perfette, sono una figata assurda, perché rimane la zona molto omogenea, rimane molto liscia con questi cosini un po' più piccoli. Riesce a fare anche dei particolari nel limite della dimensione del cosino. Però bisogna che utilizzarli molto, perché all'inizio tolgono via molte graffite. Se serve una zona d'ombra molto forte, passandoci sopra queste spugnette togli via della grafite, quindi serve che sia un pochino più grignata perché questo non capiti. Quindi il mio consiglio è: io di solito utilizzo gli sfumini unito ai cosini da make up, perché con uno imprimo la grafite, la schiaccio diciamo sul foglio, e con l'altro invece liscio e faccio in modo che la zona siano il più omogenea possibile. Ultimi, ma non meno importanti, sono i tempera matite, che all'epoca di Solitude 2 utilizzavo un coltellino come questo. È comodo, nel senso ci puoi riesci a togliere soltanto la parte di legno della matita. Questo ti permette di risparmiare un sacco di grafite. Riesci a dare la forma che vuoi alla punta, quindi per molti artisti è comodo per ottenere diversi tipi di texture, eccetera. Però se non sei bravo all'inizio ti conviene fare un po' di pratica, perché rischi di spezzare facilmente la mina, come è successo anche a me più volte. Quindi bello, però bisogna farci un po' la mano, un po' di pratica. Un altro strumento, se no, è il temperamatite a manovella, questo roba qua, e bellissimo, nel senso è comodo, tempera perfettamente una matita, magari non ti toglie esattamente la parte di legno come col coltellino, però per quello che devo fare io almeno è molto utile, molto comodo. Bellissime, nel senso sono comode, riesci a fare dei dettagli, riesci a fare tutto quello che vuoi. Ecco, più o meno questo era tutto il discorso dei materiali che utilizzo per disegnare. Probabilmente in futuro farò un video soltanto sulle matite per spiegare un po' di più come utilizzarle, come sfumarle, le varie relazioni, che è un discorso enorme, anche se non sempre. Niente, fatemi sapere nei commenti se avete qualche dubbio, qualche curiosità, se avete consigli su materiali che avete scoperto e che non ho citato. Grazie ancora di tutto, grazie per seguirmi e ci vediamo al prossimo video.